Dove c'è René Grandi c'è anche Maxim, noi ti seguiamo ovunque, ti abbiamo lasciato poco tempo fa con i Pastis e ti ritroviamo con un nuovo album appena uscito che è una antologia più brani inediti, ma tutta particolare perché appunto ripercorre un po' tutta la tua carriera ma in chiave un po' diversa. Sì, infatti l'ho chiamato grandissimo proprio perché è veramente un disco di ampio respiro, grande, raccoglie un percorso di 25 anni e vuole anche integrare le varie sfaccettature che in questi anni ho tracciato, ho fatto vedere di me con il mio percorso musicale, perché tante volte mi è piaciuto avere dei momenti di libertà, no? E quindi di fare anche progetti un pochino diversi da quelli, un po' sperimentali, un po' curiosi, un po' perché la vita mi proponeva degli incontri particolari, per esempio con Stefano Bollani, con cui ho fatto un disco in duo, un po' che abbracciava il jazz, quindi naturalmente anche Stefano torna in questo disco, che ha anche la partecipazione di tanti ospiti e ospiti femminili in particolare, con cui tante volte avevo dichiarato mi piacerebbe cantare con qualche collega donna, e finalmente in questa festeggiamenti sono riuscita a coinvolgere anche delle cantanti che stimo tantissimo, che mi piacciono, che sono anche per me un esempio di come essere artista donna ma con una forte personalità anche sfaccettata, ricca di sfumature e di sensibilità. E mi sembra l'identikit di Loredana Bertè, hai duettato a Sanremo e viceversa tu l'hai chiamata per questo disco nella tua ragazza sempre. Sì. Com'è venuta la scelta? La scelta è stata facilissima con Loredana, perché veramente La tua ragazza sempre secondo me la descrive perfettamente, proprio una donna che rimane con quella caratteristica di forza e fragilità, no? Ribellione e sensualità insieme, e quindi mi piaceva questa canzone proprio perché ha quella, è proprio un identikit della donna un po' diciamo forte, ma nello stesso tempo anche sempre un po' ragazza, sempre un po' aperta alla vita, entusiasta, come io vedo lei. E tra l'altro insomma, dopo Sanremo avevamo fatto entrambe, cioè ho partecipato come ospite a fare una canzone di Curreri, e anche la canzone La tua ragazza sempre era stata scritta dallo stesso autore. Quindi avete tante cose in comune con Loredana, tra l'altro lo ricordo, è una delle poche che Loredana stima. Grande Loredana. Irene Grandi, quindi c'è questa, oltre lei ci sono anche tante belle scoperte, anche giovani come Levante, che un po' sta seguendo un po' la scia vostra, che avete diciamo, beh, sicuramente tracciato tu, Loredana. È una cantante con grande personalità, con una forte carica, anche sul palco è molto, molto forte, molto potente, e inoltre è anche una ragazza che vuole la sua originalità, cerca un'originalità, scrive, quindi insomma io credo si possa considerare un pochino avvicinabile a me, a Loredana, ma anche a Carmen Consoli. Consoli, che l'altra con Levante fa Il motivo maledetto, mentre con la Consoli Alle porte del sogno. Sì, due canzoni abbastanza diverse una dall'altra. Motivo maledetto l'ho scelta anche perché era proprio la mia prima canzone con cui diciamo anche tracciai una linea artistica ben precisa. C'era tra l'altro appunto c'era sì la melodia italiana, ma c'erano anche delle contaminazioni già molto presenti di quasi un parlato, c'era del blues e sicuramente aveva anche una struttura un po' insolita, proprio forse anche come anche Levante, no? Che scrive in una maniera un po' insolita e sicuramente non segue i canoni del bel canto italiano, però si fa sentire con tutta la sua forza.
e invece Carmen Consoli alle Porte del Sogno, perché credo sia una delle mie canzoni più poetiche, tanto che veramente il testo è stato scritto da un poeta del Mugello, si chiama Alfredo Vestrini, un ragazzo molto bravo che ha scritto anche un paio di libri di poesia e che mi ricordo ci dette all'epoca a me e al mio produttore Pio Stefanini tipo una pila così di fogli con tutte le sue poesie ancora inedite che potevamo usare a nostro... E l'avete musicate. E l'abbiamo musicate, sì. È una cosa di cui non ti aspetti... Ah no, prima scusami, dimenticavo, c'è il capo politico del manifesto Artiste Femminili che è Fiorella Mannoia praticamente, che è praticamente ormai il guru del movimento femminista musicale italiano. È veramente in gamba in queste cose Fiorella, perché appunto è una donna che si impegna, che proprio ha una forte carisma e quindi è facile con lei farsi trascinare anche in discorsi che appunto riguardano la solidarietà femminile, la voglia di stare insieme, di essere proprio unite per qualche causa, tanto che quella bellissima serata che hanno fatto in onore di Loredana Bertè, Amiche Sì, in Arena, è stata poi dedicata proprio al movimento delle donne per la difesa dei diritti delle donne e della loro anche insomma sicurezza, e quindi e con lei non poteva mancare. Hai fatto Un vento senza nome. Un vento senza nome, che è proprio anche una canzone del coraggio, del cambiamento, dell'allontanarsi da magari una realtà spiacevole per uscirne e che richiede anche tanto coraggio, e che Fiorella porta avanti anche proprio nella sua vita diciamo di donna quasi politica, direi, ecco, quantomeno sociale. International guest, ex Terence Trent D'Arby, Sananda Matreya. Sì. Perché hai scelto? Un sogno. Che vive in Italia ormai. Vive in Italia, è sposato, ha due figli e si è praticamente insomma naturalizzato milanese. E una persona che ha fatto anche un percorso spirituale, quindi ha avuto anche una vita molto ricca di diciamo anche di cambiamento, di rinnovamento, e a me veramente mi ha conquistato a un programma televisivo tanti anni fa la sua voce, perché me lo ritrovai a cantare accanto e dissi: no, questa voce chi è? Cioè, e mi girai e mi dite lui, no, dissi no, ci credo. È veramente una persona interessante e nello stesso tempo mi ha riportato anche un po' indietro nel tempo, perché io comunque ero da ragazza, ero una diciamo una avevo la cover band dei pezzi blues, dei pezzi soul, mi piaceva un sacco cantare quella musica, e con Sananda potevo in qualche modo farlo in una versione insomma molto più, insomma, mi mischiavo davvero con quelli che il soul l'hanno portato nel mondo. Quindi diciamo che questo capitolo che lei ha chiamato Insieme, ci sono tutti i presupposti per trovare della bella musica, così come negli inediti, dove tu hai scelto come canzone apripista di questo I passi dell'amore. I passi dell'amore, infatti una nuova anche collaborazione anche qua con un autore molto bravo, Di Martino, siciliano, scrive molto bene, e aveva questa canzone che mi piaceva moltissimo, a cui abbiamo lavorato insieme, e è finito che è diventata un singolo, perché aveva proprio delle caratteristiche secondo me di leggerezza, però anche un po' di riflessività nel testo, che è quello che io ultimamente sto cercando, no? Rimanere diciamo leggera, fresca, un po' di primavera, no? In questa, fra l'altro, che tardava a venire quest'anno, quindi l'aspettavamo, però appunto con un po' di riflessione, un po' di introspezione. E per finire il capitolo 2, che tu hai chiamato Alive, che è quello appunto dove hai scelto di ricostruire proprio alcune dei tuoi grandi successi in una chiave diversa. Sì, una chiave più rock, addirittura
suonata con basso, chitarra e batteria, molto diciamo scarna ma potente, quello che io spesso porto dal vivo, perché è da un po' di anni che mi muovo soprattutto con questo trio elettrico, che sono poi anche il mio produttore Saverio Lanza, ottimo musicista, chitarrista e pianista, e basso e batteria Fabrizio Morganti e Piero Spitilli. Ci muoviamo a Firenze, siamo tutti, abitiamo tutti lì, quindi abbiamo molte occasioni di trovarsi, di partire con le tournée tutti un po' insieme, insomma siamo molto affiatati e insomma avendo suonato ormai da 6 anni insieme nei live, ci sapeva delle versioni veramente che ci piacevano tanto di alcuni pezzi. Un tributo anche a 25 anni, non solo discografici, ma anche di gavetta nei concerti e di tutto. Certo, infatti, capito, mi piaceva portare un po' tutti i lati che sono secondo me importanti in una carriera, appunto l'innovazione, la ricerca, quindi pezzi nuovi, poi però gli incontri, ci siamo dimenticati di dire Stefano Bollani, l'avevo appena accennato, però mi piaceva dirlo perché c'è anche una canzone, Piano e Voce appunto, però che è una canzone anche che ho riscoperto, che mi piace moltissimo, che è Amore, 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 di Piero Piccioni, che è un grandissimo artista, compositore degli anni 60-70, soprattutto di colonne sonore, che però è stato secondo me un pochino dimenticato e che invece merita veramente attenzione, perché se anche su YouTube ti metti tipo i 50 brani di Piero Piccioni e te li scorri, ti assicuro che passi una serata di veramente grande musica. E allora ho voluto riscoprirlo insieme a Stefano, che lo diciamo nobilitava col suo tocco, cioè, al pianoforte. Beh, diciamo non l'abbiamo ricordato prima perché è stato un pezzo delle tue, un pezzo dei tuoi 25 anni. Assolutamente. C'è Stefano, a differenza degli altri, diciamo, quindi. Però grazie per questo consiglio che dai di riscoprire anche Piccioni, che è veramente notevole. Cosa ti aspetta nel futuro? So che c'hai tanti concerti, sì, mi aspettano tanti concerti. Dal 22 di giugno partiamo dal Parco dei Suoni in Sardegna, un posto bellissimo, siamo molto contenti di iniziare lì. E poi che ti riguarda molto da vicino, che mi riguarda pure da vicino, insomma ho riscoperto la Sardegna. Andate a vedere un po' di cose su Gossip, capirete perché. Non lo diciamo, perché noi siamo professionali. Sì, noi ci occupiamo di musica, però se volete andare, cercate il perché questo posto a lei è perché caro. Sì, mi è molto caro e anche molto, veramente molto bello, ve lo consiglio. E poi girerò un po' tutta l'Italia per finire poi con una tournée anche autunno-inverno, perché vorrei ripercorrere anche un po' i club, un po' come iniziavo, no? Insomma, visto che questo disco mi dà anche l'occasione di ricordare chi ero, di ricordare tutto il mio percorso, mi piacerebbe tornare anche a cantare nei club e poi finire nella mia città dove tutto è iniziato, a Firenze, al Teatro Verdi, con una bella festa a dicembre, una festa concerto. E quindi abbiamo dato tutti gli appuntamenti, grazie Irene, è stato grandissimo averti incontrato. Ciao, presto. Ciao. Il vento può cambiare direzione e la felicità.